Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della nostra Master League su PES 4 con il Livorno, signori. Prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Allora, signori, i primi due episodi della scorsa settimana sono andati bene. Sono andati bene e di questo io vi ringrazio. Spero che la serie vi possa piacere e faremo altri due episodi questa settimana, martedì e sabato, e vediamo come vanno. Alla fine io farò una valutazione. Se effettivamente il riscontro è positivo, andremo avanti con questa serie, anche perché sennò può venire molto graziosa. Mi piacerebbe inserire degli imprevisti da sorteggiare a inizio ogni volta prima di fare le partite, come fanno altri youtuber. Uno che mi piaceva mettere era quello di eventualmente variare la difficoltà da partita a partita, solamente che ho visto adesso la difficoltà non si può più modificare, sono a 3 stelle e quindi devo rimanere con questa. Però possiamo inventarci qualche altra cosa, tipo fare delle estrazioni prima di ogni partita e mettere magari delle opzioni tipo di cambiare lo schema, mettere il portiere in attacco, mettere gli attaccanti in difesa, mettere varie situazioni, schierare tutti i panchinari, comprare giocatori non lo so, potremmo inventarci qualsiasi cosa. Se avete dei suggerimenti, datemeli e vediamo un attimino se la cosa può funzionare. Ovviamente questo dal quinto episodio in poi, se la serie andrà avanti. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo. Siamo a 11.220 fondi. Lo stipendio squadra è 12.270. Non siamo ancora vicino al mercato. Avremo due partite prima di campionato e poi la partita di coppa. E per il mercato ancora c'è un bel po' di tempo, signori. Quindi concentriamoci per ora sulle nostre situazioni. Scendiamo in campo contro il Nürnberg, che ha la maglietta bianca e ci sta abbastanza bene. Confermiamo. Vediamo un attimino. La formazione, se non ricordo male, noi dovevamo. Allora, come schema questo mi sta bene. L'unica cosa, noi dobbiamo levare Protti, mettere in campo Rosselli che è più giovane, così ci cresce e ci migliora un attimino. E poi chi abbiamo di giovani che possono? Gambaroni, che non mi sembra tutto questo fuoco. Qualcuno giovane che può crescere. Del Tongo. Diamo fiducia a Del Tongo, signori, che può giocare al posto di Vargas, al posto di Grandoni o al posto di Vidigal. Direi, mettiamo al posto di Vidigal, che sono molto simili. E poi Gambaroni. Gambaroni può giocare al posto di Doga, Ciaramitaro e Del Tongo. Tutti abbastanza giovani. Leviamo Doga, che comunque sono più o meno simili. Sì, voglio fare crescere un attimino questi giovani. Vediamo se effettivamente la cosa può funzionare. Ah, così vediamo le varie statistiche, proprio le varie abilità. Ok, così cambiamo le varie situazioni. Vediamo se c'è qualcuno ammonito. No, ok, va bene, va bene. Detto questo, scendiamo in campo e vediamo un attimino cosa succede. L'importante sarebbe portarci 3 punti a casa. Non sarebbe per niente male come soluzione. Io faccio i complimenti anche qui in video al ragazzo che mi ha scritto nei commenti che lui gioca a 6 stelline, signori. Io questa è la terza partita che faccio su questo PES e devo dire, devo un attimino prenderci la mano, signori. Devo un attimino riprenderci la mano e non è per niente facile. Amelia, Vargas, Grandoni, Malara, Baleri, Del Tongo, Ciaramitaro, Gambaroni, Passoni, Lucarelli e Rossetti. Vediamo un attimino se i nostri 11. Oh, Christian Van Haven, olandese, speriamo che l'arbitro sia buono nei nostri confronti. Vediamo un attimino, signori, anche perché passare da un PES all'altro è molto diverso, è molto diverso, non è per niente facile. Subito punizione per noi, va bene. Riusciamo a passarla a qualcuno? No, non abbiamo voglia di passarla a un nostro compagno. La passiamo agli avversari, perché giustamente è giusto dargli la palla a loro, perché tenercela noi e provare un'azione d'attacco quando la possiamo dare ai nostri avversari. Rossetti, sei pagato per giocare giusto, non per fare queste scivolate molto alla Olly e Benji. Grandissimo Del Tongo, bravo Del Tongo. Dai, così, palla nostra, grande Del Tongo. Ma che cazzo, che cosa ha fatto Balleri? Ma che stiamo. Boh, non era convinto della rimessa laterale per noi, signor. Non era convinto della rimessa laterale per noi e gliel'ha voluta restituire. E mi sembra giusto, e mi sembra. La sportività prima di tutto, bravo Passoni. Bravo Passoni che mangia da Rossetti. Rossetti, 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 Rossetti. Che cazzo la fai, Rossetti? Ma porca miseria. Ma porca di una miseria infame. Ma porca di una miseria infame.
A me che ho messo 3 stelline, potevo mettere 2 stelline e ci divertiamo di più. È che poi la difficoltà non si può modificare, quindi sarebbe stato molto, molto, molto. Dai, così, bravi col gioco di squadra. Cioè, gambaroni, 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 gambaroni per Passoni. Passoni, 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 passoni per Rossetti. Rossetti che inquadra la porta. Mannaggia, 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 mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Dai, Lucarelli, mannaggia a te, potevi fare un bello intervento d'anticipo. Intervento che fa, non so chi, perché non sono arrivato a leggere, va bene. Ho sentito un fischio. Ah, ok, perché era tirato fuori. 27esimo, Malera, Melara, Melara, l'ho letto al contrario, Melara. Per Ciaramitaro, 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 per via centrale per Passoni, Passoni per la presso sulla fascia per nessuno, cazzaroccia, via Rossetti lì. Che già non c'ha voglia di far nulla, se neanche gli passiamo il pallone. Dai, 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 dai. Grandissimo Rossetti, però si fa vedere. Rossetti per Lucarelli. Lucarelli, grandissimo momento di Lucarelli. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Rossetti, Rossetti, Rossetti. Ma porca miseria, ma porca. Rossetti mio. Mamma mia, vicinissimo al gol del vantaggio. Dai così, bravissimo del Tongo. Tururum, tu che Tongo. Ma che cazzo lo stiamo a fare? Tienila, tienila, provaci. Dai, dai, dai Livorno che credo in voi, dai Livorno che credo in voi, dai Livorno, cazzarola di una miseria, no, 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 dai, 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 recuperiamo, recuperiamo, recuperiamo sto pallone, grandissimo l'intervento, dai, 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 che succede, perché si sono fermati di botto, minuto di recupero, Passoni, vai, finisce qui il primo tempo, 0-0 fra Livorno e non mi ricordo come cazzo si chiamano questi, però va bene, però va bene. Mamma mia che incavolato, dai, 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 dai. Non mi interessano le azioni salienti della partita, scendiamo in campo. Dai così. Sono fiducioso, dai. Abbiamo due occasioni, sì, devo un attimino riprenderci la mano, purtroppo. Non è facile, non è facile giocare, ritornare a giocare a vecchi giochi, non è per niente facile. Però, ci stiamo divertendo, ci stiamo divertendo e ci stiamo provando. Grandissimo così del Tongo. Tararam. Ormai quando prende palla del Tongo. Fallaccio, buttalo fuori. Una punizione. Allora, vediamo, riusciamo a fare una posizione giusta stavolta? Sì, ci siamo riusciti. Melara, Melara per Ciaramitaro. Ciaramitaro per Passoni. Passoni, Passoni che cerca Rossetti. Che si gira, Rossetti, rigore. No, ma come? Come cazzo la si tirava ora? Non mi ricordo come si tira. Parte il tiro, guadagniamo un calcio d'angolo, va bene. Calcio d'angolo, attenzione. Pallone buttato al centro, c'è lo stacco di testa. Troppo alto di Ciaramitaro, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. E va bene, 55esimo, siamo andati vicini a delle occasioni importanti. No, no, prendila. Devo un attimino, signore, riprendere confidenza. No, gli abbiamo fatto un brutto fallo. Ma l'arbitro non fischia. Grande arbitro, mi piace così. Sì, però riperdiamo subito il pallone. Anche grandissimo qua il recupero. Ciaramitaro, Ciaramitaro, Ciaramitaro. Grandissimo il numero di Ciaramitaro che cerca Lucarelli. Che c'è. Brutto fallo ancora su Lucarelli al limite dell'area. Riusciamo a tirarla in porta, porca di una miseria, infame? Ci riusciamo? Ci riusciamo? Sì. Discreto, cazzo, l'abbiamo tirata in tribuna. Mi dici discreto tentativo, dacci, mannaggia, perché non ci ho creduto. Calma, 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 relax, calma, relax, calma, relax. Ok. Melara, 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 Melara per Lucarelli, 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 Lucarelli che perde 3 ore per un controllo di palla. Palla per Passoni che la stoppa malissimo. Passoni per Rossetti, Rossetti, Rossetti ci prova. Al settantesimo, al settantesimo, non riusciamo a trovare il gol partita. Dai, dai, evita la rimessa laterale, invece gliela regaliamo. Ah no, è nostra. Va bene, non facciamo domande. Rossetti che va a prendere un pallone al centrocampo. Ma che cazzo la fai, Passoni? Ma che ti senti, Cristiano Ronaldo? Attenzione, Lucarelli, Lucarella. Cerca Passoni, cerca Rossettini che si gira su se stesso. Rossettini riesce a girarsi. No. Con calma, signori, all'ottantesimo c'è ancora tempo per trovare il gol.
C'è ancora tempo per trovare il gol. Abbiamo fatto delle. Brutto fallo. Lì gli dà il giallo, però. Mannaggia a te chi non te lo dice pure. Olandese. Riusciamo a fare una punizione. Passala, passala, passala. Buono, buono così. Girati, tira. No. Rossetti, ma porca. Buttala al centro. Buono il traversone. Ma chi l'ha presa? Ma chi ha fatto sta cacata di. Dai, 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 vacci, 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 vacci. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Attenzione, Lucarelli, 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 Lucarelli. Cerca il compagno, cerca Rossetti che l'allarga tutta. Attenzione, è gol! Livorno in vantaggio, Livorno in vantaggio. Dai così! La squadra inizia a girare con Ciaramitaro. Dai così, signori. Livorno 1, squadra impronunciabile 0. Dai così. Bellissimo, bellissimo. Grande lo stop di Lucarelli che la tiene lì. Passaggio, fa una serie di giri su se stesso che non si capisce perché. Poi cerca Ciaramitaro sull'altra fascia che la stoppa e tira trovando l'angoletto. Grande così. Livorno 1. 0, va bene. Mi fai fare delle sostituzioni anche a me, così a caso. Cambia giocatore, facciamo entrare altri giovani. Altri giovani, Pfezel, Pfezel per Gambaroni. Ok, poi mi fa entrare Mazzoni. Me la gioco per Amelia. Ma sì, ma chi se ne frega. Non ho più altri giovani da far entrare. Non ho altri giovani, signori, va bene. E non me le fa fare la sostituzione. Grande, grande, grande. Aspetta, che questo è partito. Che cazzo è? È il turbo. Attenzione, Ciaramitaro ancora. Grandissimo Ciaramitaro nei minuti di recupero. Ciaramitaro, Ciaramitaro se ne va alla bandierina. La partita finisce. Grandissima vittoria del Livorno 1-0 contro il Norimberga, penso. Penso sia il Norimberga, il Nürnberg. 1-0. Eccolo così, 3 punti portati a casa e tanta roba, tanta roba. 3 punti portati a casa e anche tanti bei punticini per il nostro morale e per gli stipendi. E per gli stipendi, signori. Andiamo al menu principale, vediamo un attimino cosa otteniamo. Lui salva sempre, sì, facciamoli salvare così è contento. Così è contento. Vediamo un attimino, portiamo a casa 820 punti, saliamo a 12 e 40. Ci basta. Allora, Meli è salito, ok. Melara è salito pure, ok. Ciaramitaro è salito pure, perfetto. Del Tongo sale. Gambaroni sale pure, bravo, pochino ma sale. Rossetti sale di tanto. E basta così. Va bene, signori. Abbiamo ottenuto dei punticini importanti. Questo ci sta bene. Sistemiamo. No, non sistemiamo assolutamente niente. Vediamo se siamo dentro con il punteggio stipendi. Qualche giocatore poi lo cederemo a apertura mercato in modo tale da abbassare le classifiche. Qui no. Qui c'è qualcuno dei nostri. No. Qui c'è qualcuno dei nostri. No. E manco in porta c'è qualcosa. No, Amelia. Amelia in porta, va bene. Ma chi se ne frega di queste cretinate? Ok, sì, no, siamo ancora sotto di 200 punti per raggiungere la base del bono degli stipendi, signori. Detto questo, però, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per continuare questa avventura. Bella raga, ciao!